Si tramanda che la fede cristiana nei Carraresi abbia avuto origine fin dai tempi apostolici, quando, nella terra apuana, i condannati che Roma mandava a lavorare nelle cave di marmo portarono la verità e la luce del cristianesimo, fede che si mantenne viva e operante per sempre. Ne fu in seguito seme certamente fecondo il sangue del patrono vescovo Ceccardo, martirizzato per la fede alle porte della città di Carrara. Ne furono assertori e apostoli tanti carraresi che nel corso dei secoli fino ad oggi si sono distinti nel sacerdozio, raggiungendone alcuni una luminosa pienezza. Tra questi ricordiamo il vescovo di Luni, Gottifredo II, il vescovo di Civita Castellana e Orte, Monsignor Giovan Francesco dei Conti Tenderini, l'arcivescovo missionario Monsignor Serafino Milani e più recentemente Monsignor Carlo Altini, vescovo di Chiusi e Pienza, e Monsignor Guglielmo Borghetti, vescovo di Albenga Imperia. Storicamente le notizie sul Duomo di Carrara si possono così riassumere. Dall'anno 998 al 1139, Gottifredo I, vescovo di Luni, e alcuni arcipreti da lui nominati officiarono la chiesa pievana di Sant'Andrea a modo di cattedrale. Nel 1151 il vescovo di Luni, Gottifredo II, per provvedere meglio all'istruzione e alla pietà del clero e del popolo carrarese, donò la chiesa pievana di Carrara, con le sue cure e i suoi beni, ai canonici regolari di San Frediano di Lucca, i quali vi fondarono un monastero col priore che ne era il prelato e che estendeva la sua giurisdizione, per molte prerogative vescovile, sulla chiesa matrice Nullius Diocesis di Carrara e del suo comune. Dall'anno 1534 al 1770 la chiesa di Carrara passò ai canonici lateranensi, ma il priore di San Frediano ne conservava la giurisdizione diretta e il titolo di Ordinario di Carrara. Nel 1770, Monsignor Lomellini, vescovo di Sarzana e delegato da Papa Clemente XIV, restituì la chiesa di Carrara al clero secolare. Nell'anno 1775, la chiesa di Sant'Andrea Apostolo fu eretta a collegiata insigne dal sommo pontefice Pio VI. Nel 1928, per più efficacemente promuovere il bene dei fedeli della città di Carrara, l'allora vescovo diocesano Monsignor Giuseppe Bertazzoni dismembrava dalla chiesa matrice di Sant'Andrea Apostolo le cure di San Francesco, di San Giacomo e di San Ceccardo, erigendole così a parrocchie. Nell'anno 1946, in seguito alla rinuncia da parte del comune di Carrara allo ius patronato per la nomina del parroco di Sant'Andrea Apostolo, Sua Santità Pio XII ripristinava nel Duomo di Carrara il titolo di Abbazia Mitrata, con la prima dignità del capitolo riservata all'abate mitrato. A
Anche il popolo contribuì in ogni secolo a lasciare nell'opera così importante del suo Duomo un segno così indelebile di fede e di sapiente operosità. In origine, il complesso del Duomo, battistero, campanile, canonica, eccetera, dichiarato da tempo monumento nazionale, fu costruito proprio dal popolo operaio. Ridimensionato nel tempo, arricchito di opere d'arte e perfezionato fino ai nostri giorni, esso è di compiacimento per i carraresi ed desta interesse e profonda ammirazione per gli studiosi e gli ammiratori delle bellezze che l'ingegno e la fede hanno saputo realizzare.